Ciao ragazzi, Mitch Perniani qui, coach e coach di Coach. Ho fondato Adaptive, scuola di formazione imprenditoriale per personal trainer, e For Life, percorso annuale comprensivo di coach, nutrizionista, app personalizzata, check cioè costanti per garantire all'amante dell'allenamento il raggiungimento dei suoi traguardi in ambito fitness. Sono molto fiero di entrambe le proposte. Trovi i maggiori dettagli in descrizione. Quello che facciamo oggi è andare di nuovo a dare un'occhiata a quello che il mondo dell'internet ci propone. Mi sono stati segnalati due contenuti di questo ragazzo. Tale Antonio Morescanti, è atleta, fortissimo, fisico assurdo, incredibile, mozzafiato, sono geloso, bravo Anto. E qui vediamo che ha vinto una pro card in quel di Bologna nel 12-11-23. Complimenti Antonio. Mi è stato segnalato Antonio non tanto per le sue qualità d'atleta, ma più per le sue constatazioni da coach. Che a quanto pare potrebbero essere particolarmente interessanti da analizzare e farci su un video. E, dicevo, mi sono stati segnalati due contenuti in particolare da Antonio. Uno è svelato l'enigma volume e intensità quando usarli, mettiamo già mi piace. E, il secondo, molto più breve, partiremo da lì, che ha, fatto che ha suscitato ulteriormente il mio interesse, è questo, io non conto le ripetizioni. Un contenuto fatto in collaborazione, ipotizzo, con Christian Colucci, che ha suscitato effettivamente... Particolare di sguidi, vedo un Andrea Muzzi particolarmente incazzato con un mamma mia, dove cazzo siamo finiti. 68 persone che vanno a premiare la sua faccina sorridente con le lacrime, e andando a vedere che cosa è successo eh, su... qua c'è un... una risposta a tono di Antonio che dice non mi stupisce per niente il tuo commento, con 26 mi piace che lo sostengono e poi si va avanti così batti beccando però non si va mai al dunque, si va a criticare personalmente il livello dei, dei singoli atleti però non c'è mai una critica effettivamente all'argomentazione che è quello che vorrei fare io, che mi piace fare e trovo che sia produttivo da tutti i punti di vista sentiamo che cosa dice intanto Antonio bodybuilding gli atleti estremamente avanzati Ci, ne esistono pochi anzi no mi devo mettere le cuffie Però io li alleno a tempo non li alleno a ripetizioni cioè io mi alleno Questo... a tempo questa è la cosa che ha suscitato un po di disguidi con il mondo dell'internet che effettivamente non è comunque non è una roba così tanto una novità così tanto rilevante ecco vediamo cosa dice è già una sentiamo cosa dice ...netto che più o meno mi alleno a tempo Nel senso cioè che Io serie stai un po' sì esatto, io blocco l'angolo di lavoro lavoro in, in, in tensione continua in... blocco l'angolo di lavoro e lavoro in tensione continua quell'angolo di lavoro e lavoro a tempo non a, a me non me ne frega niente di quante concentri che faccio sì, sì. È eh, un bel sto cambio dentro, di approccio però, mentale Perché tanto sono 10. Per esempio, ti faccio un esempio, io prendo la leg extension. La blocco in alto sugli ultimi. Allora, mettendo per un attimo da parte l'aspetto del tempo sotto tensione. Comunque stiamo parlando di ripetizioni, possono essere valutate in tempo. Poi vediamo quelle che sono le criticità per quanto riguarda la, il contare in tempo le ripetizioni. L'esempio che fa qua nello specifico è poco interessante più che altro, poco produttivo più che altro perché sta andando a prendere proprio un esercizio e un range di movimento specifico di quell'esercizio che è del tutto improduttivo ai fini ipertrofici. Nella leg extension la parte più inutile praticamente è la fase finale della ripetizione perché tutti i muscoli sono accorciati, il retto femorale praticamente neanche lavora. E stiamo andando per l'appunto a lavorare in massima contrazione. Quindi fare tutto il lavoro lì è la cosa meno produttiva che possiamo fare in Oregon Station. Se proprio devi fare un lavoro di questo tipo, magari vai a sfruttare la porzione totalmente opposta di massimo allungamento, magari se trovi un macchinario decente o magari ti puoi mettere dei, dei pad eh, tra tibia e il pad della Legend Station per accentuare ulteriormente l'allungamento e magari se proprio devi farti delle parziali te le fai in allungamento, non in accorciamento che questo è effettivamente un tema molto molto interessante, caldo per quanto riguarda la letteratura scientifica odierna e ne sta parlando particolarmente bene 10 cm di ROM, io lavoro lì dentro non è che guardo quante concentriche, quante centriche nel momento in cui non riesco più a tenere staccato il pacco pesi ma non riesco più a tenerlo staccato neanche di un centimetro, allora io sono ceduto. E quello è il mio riferimento per migliorare la, pr la prestazione. Ecco, per quanto riguarda invece il, il tempo sotto tensione, magari facciamoci un ragionamento un po' più ampio. Ecco, eh, usciamo dal singolo esercizio, che è la resistance, che non mi piace particolarmente come idea, e ci spostiamo effettivamente sul ehm, argomento tempo sotto tensione, che no, non è niente di nuovo, ne viene, viene parlato del TUT da gli albori del bodybuilding praticamente e si riferisce essenzialmente alla durata eh, della serie invece che espressa in numero di ripetizioni viene espressa in eh, tempo per l'appunto generalmente parlando il TUT viene calcolato proprio facendo una moltiplicazione di quello che è il numero di ripetizioni per il tempo della singola serie in questo caso specifico si sta parlando semplicemente invece di durata della serie da quello che ho capito qualche anno fa eh, decadi si parlava proprio di metodo incredibile fondamentale per la crescita muscolare tuttavia comunque possiamo ehm, capire che comunque leggendo anche quelle che sono le più recenti evidenze scientifiche che il fattore cruciale ecco per portare ipertrofia muscolare per portare una tensione efficace a generare ipertrofia muscolare è portare la serie vicino al cedimento il numero di ripetizioni è una variabile che eh, risulta utile all'essere umano, lo stolto essere umano che vuole far crescere il suo muscoletto, semplicemente per creare una standardizzazione di quello che sta succedendo e una facilitazione nel momento in cui si decide per l'appunto di mh, voler sovraccaricare anche nel corso del tempo. Quindi prossimità del cedimento eh, della determinata serie maggiore in termini di stile biotrofico rispetto a... Tempo della serie specifica, però effettivamente è quello che sta dicendo anche Antonio. È un po' la, la classica citazione di un muove da lì che gli viene chiesto quanti al domina li fai e lui dice: Inizio a contare quando non ce la faccio più, quando mi fa male, mi fa male" una cosa del genere. Quindi, rivalisco, quindi ancora di più per dire, è una roba di cui si parla da, da un'infinità di tempo. Ecco, come abbiamo detto anche in questo video. Capiamo benissimo che una, una vasta gamma di ripetizioni porta effettivamente allo stimolo ipertrofico, eh, a prescindere da quello che è il tempo della serie. Stiamo parlando dalle 5 alle 30 ripetizioni, dal 30% all'85% dell'1RM. Tutto quello che c'è in mezzo può essere efficace per creare la condizione di crescita muscolare e non è assolutamente necessario rallentare e velocizzare le ripetizioni della singola serie, le concentriche della singola serie, come le chiama lui, Antonio, per andare a promuovere un qualcosa di eh, nuovo, di qual qualche novità strana, che porta un qualche tipo di risultato strano, ecco. Sono però curioso di andare a vedere il video di YouTube. Questo è un video di mezz'ora, naturalmente come sempre cerchiamo di riassumere il più possibile e andare dritti al punto. 4 settembre 2024, ore 15.07. Segnatevi questa, questa data e questo orario, perché da questo momento in cui sto registrando questo video è segnata la separazione tra la vecchia era della vostra vita culturistica e la nuova era. Da okay. cosa sono separate la vecchia e la nuova era? Da questo video che vi darà tutte le informazioni che vi servono per capire effettivamente come gestire il volume, come gestire l'intensità nel vostro allenamento per l'ipertrofia nel tempo. Se fino okay. a ieri vi affidavate al, allo youtuber di turno che neanche lui ha capito che cosa sono l'intensità e il volume del bodybuilding building se vi affidavate agli studi scientifici che vi dicono di stare all'interno di un range di serie settimanali per ottenere la massima ipertrofia da oggi non sarete più schiavi di questi strumenti non sarete più non, non, basta essere schiavi della scienza basta ragazzi più schiavi diciamo delle dicerie e delle affermazioni della scienza che magari sono sicuramente hanno un senso ma dipende poi da dove vengono tirate fuori e su chi vengono fatti gli studi come sempre Verissimo, verissimo. Il problema fondamentale del, degli studi scientifici è il fatto che, logicamente, specialmente in ambito bodybuilding, che non è una priorità effettivamente per l'evoluzione umana, magari si può dare più enfasi alla ricerca sul cancro, per esempio, per dirne una. E uno dei problemi fondamentali, dicevo, qui è proprio il fatto che, tipicamente, i gruppi di persone <coughs> su cui si fa ricerca, effettivamente non sono atleti, non sono persone super avanzate. Però, ci sono gli studi più importanti, gli studi più eh, rilevanti sono quelli fatti proprio su questo tipologia di persone e ci sono, intendo atleti, eccetera, eccetera, roba più contestualizzabile per quello che è la nostra situazione. Su questa lavagna io vi ho riportato due ipotetiche schede di allenamento per un ipotetico distretto muscolare, rappresentandovi due schemi estremi, all'estremo opposto, quindi di qua abbiamo una scheda a volume molto alto, sarebbero poi vi farò vedere, sono 24 serie a Allora, analizziamo. Seduta 1 2 di alto volume Abbiamo 4x6 col 10 rm. Ipotizzo un esempio di 100 kg. Eh, a mio modo di vedere le cose, già non mi fa impazzire questa um, ripetizione standardizzata. Mi piace più giocare sui range di ripetizioni, ti, ti parlo in, in questo video, non lo, non lo indico perché non so dove lo metterò. Del perché effettivamente può essere utile lavorare sui range di ripetizioni, specialmente quando si vuole mettere una progressione nel lungo termine settimana per un determinato distretto muscolare. Di qua vi ho portato l'estremo opposto, che sarebbe una sorta come logica, se vogliamo, di mio EVDuty rimodificato. Ok, quindi è il nuovo Mike Mansor, la nuova rivisitazione delle Duty. E qua ipotizzo che questo Max va a identificare quel tempo di cui stavamo parlando prima. Non è proprio così, poi dopo vi spiego il perché. Cioè, questa seduta è molto meno estrema in termini di intensità rispetto al mio EVDuty. E Ottimo, poi... perché le Duty... Minca, Le Duty è tosto, eh. Però a questa cosa mi devo riallacciare la. Poi, se volete, ne parliamo in un altro video, ma non è questo il luogo adesso. Fine, perché vi devo spiegare alcuni concetti. Ora, io perché vi ho fatto questo disegno? Vi devo spiegare un po' tutto il contesto generale. Noi abbiamo. Facciamo finta lo stesso soggetto. Lo stesso soggetto che si allena. Ancora meglio, due gemelli. Uno che si allena con uno e l'altro che si allena con l'altro. Queste sono le cose più fighe. Oppure, addirittura, negli um, studi fanno questo molto interessante. Eh, esempio alleno una gamba con un metodo, l'altra gamba con un altro, un braccio con un metodo, un altro braccio con un altro. Questo perché comunque nello stesso soggetto si possono creare le, la stessa condizione e, e si possono togliere per l'appunto tutte quelle variabili, quel margine di errore derivato da una condizione diversa vissuta da due individui diversi. Si, se si fanno eh, le stesse proposte, due proposte diverse nello stesso individuo, si portano a casa eh, molte... Mh, variabili che altrimenti non si potrebbero. Ora analizziamo cosa succede. Ha dato che se avete guardato i miei ultimi video anche avete capito sicuramente meglio quello che conta nel bodybuilding per capire quanto un determinato schema allenante è stimolante per l'ipertrofia e capire quante effective reps ci sono eh, dentro quello schema, dentro quella serie. Sì, un po' quello che dicevamo prima, no? Che quello che dice la, la, le, le evidenze scientifiche non è tanto il numero di ripetizioni, non è tanto il carico selezionato, non è tanto il tempo della singola serie, ma quanto effettivamente la singola serie ci, ci, ci porta vicini al cedimento. Se vogliamo inserire nel, nell'equazione questo concetto di effective reps, quindi essenzialmente sarebbe un se. Se consideriamo che dal RPE 6-7 tutto quello che viene dopo sono serie... Sono ripetizioni efficaci, allora il numero di, di ripetizioni efficaci sarà contato in questo modo. Quindi io, mi se ho programmato un, eh, una serie da 10 ripetizioni, arrivio, arrivo a fare 6 ripetizioni e sono RPE 6, quindi il REAR 4, tutte le ripetizioni successive saranno delle ripetizioni efficaci che sto accumulando. E eh, in realtà, bisogna in ogni serie. Eh, è questo che ho fatto io sulla lavagna. Più che effective reps, dovremmo parlare di eh, tempo sotto tensione effettivo, però non complichiamo le cose. No, sono due cose completamente diverse, effettivamente. standardizzate, se volete fare questi conti, sapete che una ripetizione fate speed of movement naturali dura 5 secondi. Se volete farlo con tempo sostenibile, sospensione, ma il risultato poi è uguale. Eh? Cioè, se standardizzate la tecnica e standardizzate tutte le variabili, poi è quello. Ed è così. Sì, questo è molto importante. Sono d'accordo. L'aspetto di standardizzazione della tecnica è fondamentale per creare un sovraccarico progressivo basato su dei dati oggettivi, il più possibile accumulabili. Accumula, accumulabili, che si possono mettere in comune tra l'uno e l'altro. Che aventà fatto il calcolo, è così che ci si dovrebbe allenare, perché siamo standardizzate, determinate. Occhio quando diciamo queste cose in maniera così tanto sicura, nel senso, è così che ci si dovrebbe allenare. Mm, occhio, magari eh, è, molto da, da, è molto verticale come affermazione. Potrebbe non tenere in considerazione una marea di contesti che, nel momento in cui lo stai dicendo, eh, magari non, non, non hai neanche la, il giusto approccio mentale per farlo. Ecco, quindi non esiste il metodo assoluto che può essere contestualizzato in qualsiasi cosa. È la stessa, lo stesso discorso che potremmo fare nel momento in cui dovessimo parlare del metodo di v duty in cui Mike Manzer diceva. Bro, questo è assolutamente il metodo in cui ti devi allenare, non esiste alcun altro metodo all'infuori di questo, non ci provare neanche, è tutto tempo perso. No, non è così, non è così. Partiamo da questo schema. Questo ipotetico atleta ci fa in un determinato esercizio, facciamo finta uno squat. Quattro serie da serie ripetizioni col 10 RM con 100 kg. La prima serie non ha delle ripetizioni che sono utili all'ipertrofia, quindi quella per questo è importante eh, utilizzare il, il range di ripetizioni di cui parlavo prima. Se abbiamo un range di ripetizioni, eh, quel 10 RM iniziale invece che farmi 6 ripetizioni, se invece che scrivere lì 6 ripetizioni, mi scrivo un 6T 6.10, per esempio, e metto un RPE 8. Vuol dire che quel, con quel 10 RM nella prima serie mi farò 8 ripetizioni, così arrivo al RPE 8, nella seconda me ne faccio 7, me ne faccio 6, in modo tale che comunque riesco a rimanere all'interno del range di ripetizioni dato, eh, avvicinandomi sempre, rimanendo sempre più o meno all'RPE. Indicato, e questo mi permette di fare in modo che ogni singola ripetizione, ogni singola serie, scusami, sia effettivamente produttiva in termini di stimolo ipertrofico, sia effettivamente allenante. Comunque, ribadisco, te ne parlo in questo video. La serie lì, praticamente, è um, una serie che serve da cumulo di fatica. Concetto: su... Qua siamo perfettamente d'accordo. È inutile fare le serie del genere. Qui si basa il, uh, il discorso del volume? No, non è, non è assolutamente così. Il discorso del volume si basa su serie allenanti. Queste qua sono serie di mm, riscaldamento, se vogliamo. Dopodiché, nella seconda serie, anche qua dovrei aprirvi delle parentesi, non posso farlo, ma tanto chi è intelligente, chi ascolta i miei video e chi comunque ha la passione per questa disciplina, ad alcune cose ci arriva anche se io non entro nello specifico per spiegarle. Questa è un po' una, una concezione da, da guru del, del fitness, del se vuoi approfondire questo determinato concetto vai a comprarti il mio libro e eh, te lo leggi lì. Un po' come fa Joel Sidman. non so se ce l'avete presente. Magico. Joel Sidman uscito qualche tempo fa nel mondo del fitness, qualche anno fa nel mondo del fitness, proponendo delle cose ehm, ai limiti del ridicolo che veramente si potrebbero vedere in, un, um, in una compilation delle, dei peggiori fail di, di Will il Coyote. E essenzialmente lui, quando gli si fanno le domande, risponde in maniera molto superficiale. E mi fa ridere Jacopo Sant'Angelo che ha messo mi piace comunque risponde in, maniera, risponde in maniera molto superficiale poi quando si vuole approfondire rimanda il suo libro da centinaia di euro inutili eh, per approfondire la tematica in modo tale comunque da in qualche modo portarsi a casa a soldi comunque non voglio parlare di Joel Sidman adesso diciamo che si crea un credito di, eh, di affaticamento che vi permette di avere nella seconda serie una ripetizione utile ipertrofia. Considerate che come linea generale, perché io arrivo a questo ragionamento e perché vi dico questo dato, perché potete capire perché qua la ripetizione effettiva è una sola, se io vi dico adesso questa cosa capite il perché, potete anche calcolarlo voi. Le ripetizioni utili all'ipertrofia all'interno di una serie allenante sono le ultime tre rispetto al cedimento reale. Ok? Ok, quindi lui parla di RPS 7. Posso essere d'accordo, assolutamente. Io prima ho detto RPS 6, mi tengo sempre molto conservativo da questo punto di vista. Ci sta anche un RPS 7. Quindi tutte le serie protrate RPS 7 sono serie eh, effettivamente mh, efficaci, allenanti. Ecco. La cosa interessante è che però ehm, non tiene in considerazione eh, Antonio è che la serie può essere definita efficace nel momento in cui, allenante, nel momento in cui si arriva a RPE 7. Non c'è bisogno di fare RPE 8, RPE 9, RPE 10, perché lì si va a accumulare più volume, più, scusami, più fatica. E fatica che poi deve essere dissipata in, in termini di costi-benefici potrebbe non essere la cosa più valida del mondo. Ecco, ehm, portare ogni serie al cedimento. Questa è un'argomentazione che può essere contro tra virgolette, quello che sta dicendo lui, vediamo un po' come elabora. Quindi questa è l'informazione, le ultime tre, le ultime due, dipende poi da quanto è basso il, il rep range massimale con quel carico, capite che non posso entrare in questi dettagli, comunque queste sono le informazioni che ti bastano per seguire con logica il mio ragionamento. Quindi prima serie nessuna ripetizione effettiva, seconda serie una ripetizione effettiva, terza serie cominciamo ad averne due, quarta serie abbiamo le ultime tre ripetizioni effettive. Qua, in questa rappresentazione che ha fatto Antonio, la prima serie è totalmente inutile, E effettivamente le serie allenanti sono le ultime tre. Giusto per chiarirci e rimanere nel suo esempio perché, infatti vi torna questa cosa perché perché se voi provate a fare un 4x6 con 10RM se sapete attivarvi abbastanza bene con dei recuperi stabili di circa 3 minuti ultima serie abbiamo 3 ripetizioni valide per l'iperpiofia perché? perché andreste al cedimento se voi fate un 4x6 con 10RM con 3 minuti di recupero un atleta che sa attivarsi abbastanza bene arriva al cedimento al cedimento quantomeno concentrico dovrebbe sporcare la tecnica per fare un'altra nel bodybuilding non è interessante ci si ferma lì e si valuta quello come cedimento concentrico primo grado dell'intensità dopodiché passiamo al secondo schema allenante 4x9 col 12 RM. Nessuna effective rep nel eh, nella prima serie, una effective rep nel secondo, due nella terza serie e tre nell'ultima. Sì vabbè qua il discorso La serie, Se ne fate uh, se, se provate a fare il, questo schema dovreste arrivare al cedimento praticamente qui. Ragazzi una ripetizione in più, una ripetizione in meno, cioè mh, cambia sulla base. Sì comunque lui vuole arrivare al fatto che eh, più ripetizioni efficaci accumuliamo meglio è perché ci portiamo a casa un tonnellaggio maggiore a fine della seduta barra settimana. E l'aspetto del tonnellaggio è un qualcosa di molto... Di anche questo vecchiotto è un concetto vecchiotto eh, per quanto riguarda il bodybuilding, eh, che è stato sostituito al 100% da quello che è il conteggio banale dei seri allenanti, che è molto più semplice, molto più produttivo, molto più efficace da tutti i punti di vista, però non è sbagliato questa cosa del tonnellaggio effettivo, è semplicemente un modo diverso per contare e un'unità di misura diversa, ecco, per rappresentare la stessa cosa. Se ci si trova bene, bene, assolutamente, io non mi trovo particolarmente bene, preferisco lavorare in maniera più eh, semplice, tra virgolette, senza fare troppi calcoli. Il numero di serie allenanti, punto, senza avere la, mate, la, la calcolatrice appresso. Però questo ci fa ricollegare a quello che dicevamo prima, questo è il modo di lavorare, questo è il metodo di lavorare. No, non è vero, questo è il tuo metodo, è un qualcosa di diverso rispetto a quello che si fa perché magari ti aiuta a livello di marketing, però ehm, oggettivamente non è un qualcosa che puoi applicare su qualsiasi mh, amante del allenamento. E nel momento in cui hai tu creato un metodo di questo tipo e ti permette di lavorare personalmente meglio, alla grande, utilizzalo, però... Un po' non rompere il cazzo agli altri, ecco, questo è il, la, il, il succo del discorso. ...del livello di allenabilità dell'atleta, di quanto l'atleta si sa esprimere, quindi è ovvio che questo concetto non possa essere... diciamo, questi calcoli matematici non possono applicarsi su tutti, voi dovete prendere il concetto che... per la media, la media che non esiste quasi mai, va bene un pochino eh, in generale, però... La media esiste sempre, se no la curva di Gauss non ci direbbe assolutamente niente. La media è importante perché eh, se no ci baseremmo su... Eh, an mh, aneddoti puri e totalmente inutili, aneddoti che potrebbero basati essere basati nell'80% dei casi su una popolazione media, nel restante 20%, a eh, spannometrico, potrebbe essere basato invece su eh, elite genetici incredibili che non rappresentano la media, oppure delle. Mh, dei Gollum che non riescono a crescere in nessun modo, che non rappresentano altrettanto la media. Quindi la media è importante trovarla, perché rappresenta la media, come risponde mediamente la popolazione, ed è importante che venga tenuta in considerazione. Mm, quello che mi interessa è che capiate quello che vi sto, il ragionamento vi sto facendo. Anche perché poi, vi ripeto, io ho preso i due estremi opposti dei due metodi, ci sono un sacco di via e mezzo, ok? Però devo prendere gli estremi per farvi capire in modo, quanto più chiaro possibile il concetto, e gli estremi sono sempre la cosa migliore per capire le cose. Ok, esattamente, assolutamente sì. A fine di questo allenamento, considerando che, però lo faremo due volte, abbiamo per ogni seduta di allenamento 2100 kg di tonnellaggio effettivo. Generalmente vi, vi fanno contare il tonnellaggio, io avrei dovuto contare anche tutte queste ripetizioni per l'ipertrofia. In realtà non sono così interessanti, non lo sono per niente. Vedi. Comunque il discorso, il succo del discorso è sempre lo stesso. Andiamo magari a complicare un po' troppo la, il conteggio, che è un qualcosa di eh, empirico, di... Utile per tenere traccia del lavoro che si fa, non tanto per basarci sopra un, una metodologia nel lungo termine. Almeno questo è il mio modo di vedere le cose, questo è un po' quello che dice la ricerca scientifica. Tre serie, tre ripetizioni valide per l'ipertrofia nella prima serie di che e il ricevimento: tre petizioni valide nella seconda, due nella terza e due nella quarta. Queste si riducono, mm, ci sono dei motivi specifici: diventano eh, sempre meno le petizioni poi valide per l'ipertrofia perché subentrano altri fattori nervosi e, eh, diciamo fisiologici e biochimici che non posso approfondire magari scrivetemi nei commenti che io rispondo volentieri. in realtà su, se, sulla, sulla base della singola seduta questa vince ragazzi cioè proprio mh, due terzi del... ma in realtà sono d'accordo ma non tanto per il tonnellaggio che ha 100 kg in, in più ma più che altro perché in, qua eh, quello che fa il mondo invece che scrivere max scrive 812 no scrive siccome 10 rm scriviamo un 510 e semplicemente attribuisce un RPE o un RIR alla prescrizione quindi quello che succede qua è che qua avendo fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ripetizioni e le ultime tre sono quelle efficaci vuol dire che semplicemente è arrivato a cedimento con 10 RM e ha fatto un RPE 10 essenzialmente nella serie successiva l'RPE 10 l'ha devastato quindi ha fatto meno ripetizioni e così via nelle serie successive. Questo è esattamente quello che si dice nel, quando si va a prescrivere un range di ripetizioni invece che scrivere il max. Essenzialmente si sta basando questa cosa dell'alta intensità su un qualcosa che esiste, da, che, che si sta già facendo e non è niente di incredibile. L'unica cosa che vai a fare in questo modo è portare ogni serie a cedimento, abbassare la frequenza. Questa è l'unica cosa che a livello scientifico sta succedendo se vogliamo eh, racchiudere tutto in un unico concetto. Il volume, se vedete, perché 4 più 2 più 2 sono 8 serie, 412. con due terzi del volume io ho vinto 2.200 rispetto a 2.100 di tonnellaggio, considerando che però questo alto volume lo possiamo fare un'altra volta a settimana, arriviamo a 4.200 di tonnellaggio, quindi alla fine della settimana vinciamo. Comunque qua siamo perfettamente d'accordo, eh? nel senso... Ehm... Fare meno lavoro, più qualitativo, è probabilmente sempre, nella maggior parte dei casi, più produttivo rispetto a fare mille mila serie settimanali. E non portarle a fare... Non, non fare in modo che queste serie, magari il 50% di queste, non sia produttivo in termini di ipertrofia. E allora lì sì, se, se, se semplicemente facendo lavoro a vuoto. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Quindi essenzialmente che cosa ci possiamo portare a casa da questi due contenuti che abbiamo visto? Naturalmente non rappresentano quello che è il professionista in sé. E... Fisico fuori di testa. Complimenti Antonio, sono geloso del tuo fisico. E per quanto riguarda il metodo di allenamento, effettivamente non c'è niente di nuovo ma semplicemente vengono rimescolate le carte. E abbiamo analizzato singolarmente quelli che sono gli aspetti magari più rilevanti della, delle sue argomentazioni e vanno a, a condire con finta novità. Ecco quello che è il panorama di Billing, perché alla fine dei conti sta dicendo le stesse cose eh, utilizzando una semantica diversa. Quindi bene o male, a grandissime linee ci troviamo d'accordo in quello che, che viene detto, anche se magari c'è qualche discrepanza, eh, ribadisco, in termini di semantica, ma anche in termini magari di comprensione mia e di spiegazione sua. Non si è trovato, naturalmente, attraverso un video di questo tipo, non può esserci una, una compatibilità al 100%, ecco. Comunque, tutto sommato, un voto che non deve essere assolutamente negativo. Si, si marca molto, più o meno giustamente, l'aspetto marketing della finta novità, come dicevamo prima, ma non sta facendo assolutamente male a nessuno, eh, non sta assolutamente promuovendo niente di dannoso, e quindi benvengano contenuti come questo ben venga sicurezza da parte di professionisti come lui che ribadisco co al contrario di molti altri sta portando informazione in un panorama fitness attuale italiano che è governato dal gossip e quindi ben venga quando ci siano persone, quando eh, nascono persone come, come Antonio che eh, giustamente vogliono lucrare sul, sul loro lavoro, sulle loro competenze e magari vanno a, a usare un po' troppa licenza poetica. Ecco, concediamoci questo quando vanno a fare le loro spiegazioni. Se siete dei personal trainer, vi rimando ad API, scuola di formazione imprenditoriale per personal trainer. Se siete degli amanti di allenamento, assolutamente tenete d'occhio For Life, percorso annuale comprensivo di coach, nutrizionista app personalizzata a cerchi costanti per garantire all'amante dell'allenamento il raggiungimento dei suoi traguardi in ambito fitness e il mantenimento nel lungo termine, questo è altrettanto importante, se non di più. Mi raccomando, aspetto, come, come è successo anche per quest'altro video, aspetto i vostri commenti. Aspetto i vostri suggerimenti, e potete mandarmeli in privato, potete mandarmeli anche qua sotto questo video, un po' dove volete voi. Assolutamente non è un problema. Io raccolgo tutti i link che mi mandate, raccolgo tutti i contenuti che mi mandate, ci faccio volentieri delle reazioni come questa. Io per adesso vi saluto, vi auguro una fantastica giornata, buon allenamento.